Non l'avrei mai detto che una vettura super ecologica come questa Mirai avrebbe potuto anche avere un design interessante, di sicuro non bellissimo, ma comunque una vettura molto più bella rispetto alla precedente. Ed invece, appunto, con questa nuova declinazione, gli stilisti Toyota hanno capito che forse prima avevano un pochino esagerato in termini di approccio al futuro con la vecchia Mirai e hanno deciso di realizzare un prodotto un po' più americanigiante nelle forme, 4,97 m, 2,92 m di passo, che sia in grado di ospitare al proprio interno tre serbatoi per l'idrogeno, si superano abbondantemente i 5 kg con un'autonomia di 640 km, quindi di fatto è aumentata notevolmente del 30% l'autonomia rispetto al modello precedente, grazie ad un aumento della capacità dei serbatoi, ma anche ovviamente a un miglioramento dell'efficienza della conversione dell'idrogeno in energia e poi anche ovviamente un miglioramento complessivo della parte elettrica della vettura, perché di fatto questa è una vettura elettrica, quindi c'è una batteria che provvede a fornire energia all'inverter che poi spinge il motore che è disposto sull'asse posteriore, quindi la vettura è a trazione posteriore con però ovviamente l'aiuto diretto della fuel cell, quindi volendo l'energia può passare direttamente dalla fuel cell al motore senza passare attraverso la batteria, assicurando delle prestazioni che non sono state dichiarate, ma comunque dovrebbero essere interessanti e in linea con quelle che sono le caratteristiche di vetture di questo genere, quindi berline di grossa dimensione con ovviamente spazio per 5 persone, perché questa nuova Mirai è stata pensata per 5 persone, mentre prima ci si poteva stare solo in 4. Non riesco ad aprire il portellone, me l'hanno proibito, non riesco nemmeno ad aprire il cofano perché avrei voluto mostrarvi come è fatta la fuel cell, invece posso farvi vedere come è fatta dentro mentre giro ancora attorno alla vettura, che come vedete ha un design più armonioso, più filante. Qui c'è il faro con la firma luminosa LED che tende a girare attorno al cofanone sotto al quale appunto è disposta la fuel cell. Vi ricordo, trazione posteriore, cerchi da 20 pollici, insomma cercano anche una certa eleganza, ma soprattutto quello che si nota è questa coda molto discendente, un po' tipo Audi A7 per intenderci, quindi c'è questo stile un pochino più filante, un pochino più americaneggiante che tende a sottolineare quelle che sono le caratteristiche di eleganza e di ricercatezza di questa vettura nell'alto di gamma. Per quanto riguarda i materiali, ottimi, devo dire, al tatto, sono molto belli. Bello anche il design della plancia con questa cassa che tende con la sua rete che la copre a passare dal pieno al vuoto con questa soluzione di progressione. Mentre nella zona centrale, appunto, troviamo altra pelle con cucitura tono su tono, mentre nella parte bassa, anche qui direi i materiali non sono croccantissimi, però insomma tutto sommato sono meglio di quello che si possono trovare su altre tipologie di prodotti, magari anche di categoria simile. Per quanto riguarda i sedili, sono riscaldati, ventilati, lo vedete anche la traforatura della pelle, ovviamente sono elettroattuati. Per quanto riguarda il movimento e la regolazione, si può regolare il piantone, chiaramente tutto elettroattuato, ma la cosa che piace all'interno è la presenza di questo mega schermo da 12 pollici ultra wide, con gli shortcut con tasti fisici in questo caso, e poi un raccordo attraverso questo elemento plastico nero lucido con lo schermo centrale, che poi tende ad estendersi il raccordo anche nella zona laterale, quasi a sporgere, lo vedete dalla scocca della vettura. La cosa interessante ovviamente è che c'è di tutto e di più per quanto riguarda la parte di aiuto alla guida. Sarà omologata come livello 2 pieno, ma di fatto può anche salire. Poi c'è la possibilità di andare a scegliere driving mode, ricaricare il cellulare in modalità wireless e ovviamente tutti i comfort possibili immaginabili di una super ammiraglia come questa Mirai, che ovviamente nasce per contesti che sono diversi rispetto ai nostri. Ci sarebbe anche lo specchietto retrovisore con la telecamera integrata, un super tetto in vetro che toglie un po' di spazio in realtà nella zona posteriore, adesso lo faccio anche vedere, perché quando mi siedo qui dietro non mi manca più di tanto lo spazio per le gambe, però mi manca per la testa. Lo vedete, tocco, eccolo qui. Ovviamente se siete molto alti, questa non è la vettura che fa per voi. Due porticini USB, un montante centrale notevolissimo per quanto riguarda le dimensioni. In realtà questa macchina è omologata per 5, però evidentemente un piede lo mettete di qua e uno di là, perché metterlo qua è praticamente impossibile. Di fatto, comunque, come interni ci siamo, la vettura è veramente molto ben fatta e dà l'idea di essere di qualità superiore. Direi che Toyota, quando si mette a fare le cose seriamente anche nell'alto di gamma, c'è. Mondo dell'idrogeno, sì, molto lontano ancora, ci sono molte aziende che cercano comunque di investire
in questa tipologia di carburante, tra virgolette. Sarebbe fattibile, basterebbe solamente impegnarsi un po' di più. C'è un distributore di metano a 700 bar, di metano, di idrogeno a 700 bar in Italia, a Bolzano. Per fare il pieno di questi serbatoi bisogna lavorare a 700 bar, se no non riuscite a riempirli tutti. Realmente non si è ancora investito così tanto in questo tipo di tecnologia da permettere l'esistenza reale di una macchina di questo genere. Chiaramente Toyota, totalmente in perdita, continua ad investire in questo genere di automobile, sia mai che un giorno si riesca a convincere la politica e tutto quello che gli va dietro per creare un supporto a vetture di questo genere che permettono di avere la facilità d'uso di una normale auto a benzina, si ricarica in 3-4 minuti con 640 km di autonomia, che davvero non è niente male. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Mi raccomando, viva la passione per l'auto e full gas, così sempre. Ciao!